Forza Italia vuole essere, l'ho detto stamane, citando un grande siciliano, Battiato, vuole essere il centro di gravità permanente della politica italiana, cioè l'elemento stabilizzante, l'elemento rassicurante della politica italiana. Abbiamo cominciato un percorso, dopo la tragedia che ci ha colpito, che è stata la scomparsa di Berlusconi, un percorso per allargare i nostri confini, parlando con le liste civiche, abbiamo fatto le liste con noi moderati, abbiamo fatto l'accordo con la Südtiroler Volkspartei, quindi continuiamo a crescere e dobbiamo radicarci ancora di più sul territorio. La Sicilia è un ottimo esempio perché siamo già arrivati al 23%, quindi voglio ringraziare il Presidente Schifani e tutti i nostri dirigenti della Sicilia per lo straordinario risultato ottenuto. Dobbiamo andare avanti in tutto il Paese, il clima è molto positivo, i sondaggi ci danno con una crescita consolidata. È ovvio che Schifani sarà il nostro candidato, sarà riconfermato, ha fatto benissimo il Presidente, non vedo perché non dovrebbe esserlo. Noi siamo impegnati ancora di più dopo il risultato elettorale che alle elezioni europee ha fatto di Forza Italia largamente la prima forza della Sicilia con un risultato superiore al 20%, quindi abbiamo sulle nostre spalle un onore importante. Questa iniziativa di Palermo, voluta dal Presidente Schifani e ovviamente condivisa dal Segretario Tajani e da tutti noi, è anche un modo per rispondere in maniera attiva, propositiva ai temi delle risorse idriche, i temi dello sviluppo economico, dello sviluppo del turismo, ma si parlerà anche del ruolo mediterraneo e ci saranno rappresentanti della diplomazia non soltanto italiana ma anche internazionale, perché vogliamo dare un contributo attivo sia col governo regionale che col governo nazionale alle grandi potenzialità che la Sicilia ha. Noi crediamo nella Sicilia, la Sicilia crede in se stessa e quindi è anche un momento questo per lanciare proposte, progetti, non lamentazioni ma ambizioni, ecco, direi. In Sicilia c'è tanto da fare, c'è moltissimo da fare, non soltanto e non solo sulle grandi emergenze che conosciamo e che sono fondamentali, che sono precondizione per poter vivere in maniera degna in questa regione. Ma c'è un lavoro di prospettiva fatto di capacità di attrarre investimenti, fatto di idee che ad esempio sulla sanità, sul lavoro, questa regione può essere portatrice e anticipatrice. E il fatto che Forza Italia in questa regione possa godere di un grande consenso ci obbliga a non gestire il quotidiano, ma ad avere una visione che deve essere anticipataria rispetto a quello che succede nel resto d'Italia.